signor Sindaco Matteo Terrani di Folignano, amministratori, Presidente Perini, autorità civile e militare, associazioni combattentistiche e d'arma, cittadini e cittadine, ragazzi e non per ultimo Don Paghetti, Don Giuseppe. È per me motivo di grande onore, ma anche di grande responsabilità, rappresentare l'amministrazione provinciale in questa giornata così importante e significativa per la nostra comunità locale. Il 3 ottobre è infatti una data simbolo per la storia del Piceno e questo luogo costituisce un tempio della memoria di quanti, anche giovanissimi, non esitarono a sacrificare la propria esistenza per affermare il diritto alla libertà e alla democrazia. Già il senatore giurista romano Cornelio Tacito sosteneva che il desiderio di resistere all'oppressione è radicato nella natura umana. Ne sono profondamente convinto e tanti episodi di eroismo che si sono succeduti in queste terre sono la testimonianza tangibile del coraggio, dell'ardore e della determinazione morale e spirituale di donne e uomini valorosi che ebbero la forza di ribellarsi al nazifascismo. Come disse Pietro Calamandrei, furono la partecipazione popolare e la spinta dal basso a riproporre con forza l'antifascismo come fondamento della religione civile del nostro paese. Gesta che sono rimaste impresse nella storia, che valsero alla nostra provincia, alla città di Ascoli Piceno, la medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana. È quindi doveroso per le istituzioni continuare a rendere omaggio e ricordare in questa prospettiva. Domenica 6 ottobre sarò presente con il convalone della provincia a Mozzapporto di un gemellaggio non solo ideale con il Piceno, che ha visto i nostri territori protagonisti di numerose e significative iniziative e commemorazioni. Vorrei infine rivolgere un sincero ringraziamento all'AMPI, che l'attività di testimonianza appassionata condotta nelle scuole, nelle piazze, nei dibattiti, nelle sedi istituzionali e ovunque sia necessario tutelare e presidiare i valori fondamentali dell'antifascismo e della democrazia, che sono alla base della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Con l'augurio dunque che questa comunità locale sappia esprimere sempre un impegno etico e civile di alto profilo a servizio del Paese, rinnovo a tutti gli intervenuti il saluto e l'apprezzamento dell'amministrazione provinciale.